esordio amaro quello del Milan femminile che ieri al Puma House Football ha perso 4-2 contro la Roma, campione d'Italia in carica. Il primo tempo si era concluso con il 2-0 per le giallorosse e sinceramente con un Milan veramente brutto nella prima frazione. Però rossonere che nel secondo tempo, nei primi 20 minuti, erano riuscite a recuperare il doppio svantaggio grazie al rinvio di Marinelli. In quel momento il Milan aveva il pallone del gioco in mano, stava non dominando, però si vedeva che poteva creare problemi alla squadra giallorossa. Poi il cambio di Aslani con Laurent non ha fatto altro che sbilanciare ulteriormente una squadra che era già sbilanciata all'attacco per recuperare il doppio svantaggio del primo tempo e in quel caso le soluzioni sono due: o la vinci perché sei troppo sbilanciato, oppure la perdi perché la squadra avversaria in contropiede ti riesce a far male. Il terzo gol della Roma è arrivato su uno sbaglio della difesa rossonera, però c'è da dire che la Roma è forte. Negli ultimi 10 minuti ha segnato le due reti decisive e ha portato a casa i 3 punti. Sinceramente, dopo il 2-2 si doveva tornare al 4-4-2 classico, quindi riequilibrando la squadra e giocarsela fino alla fine, visto che eri riuscita a recuperare il doppio svantaggio della prima frazione di gioco. Però così non è stato, è rimasta una squadra sbilanciata in campo. La Roma ne ha approfittata perché sinceramente era più forte, è più forte del Milan femminile e ha portato a casa la vittoria alla fine meritata, perché sinceramente il Milan femminile, tranne quei 15-20 minuti di inizio secondo tempo dove ha segnato i 2 gol, non ha fatto granché, ha giocato una pessima partita più che altro. Ora la prossima sarà a Napoli, dopo la sosta per le nazionali. C'è anche da dire che la difesa del Milan, sinceramente, nel reparto non è ancora assemblata. Da quando è andata via Codina 2 anni fa, è una difesa che sinceramente non riesce a dare sicurezza alla squadra. Molte volte fa anche acqua da tutte le parti, cioè sono facilmente superabili. Con Codina c'era più assemblamento, c'era più affiatamento, e quindi poi Codina è una calciatrice con più esperienza e quindi dava più sicurezza al reparto difensivo, cosa che viene meno. E sinceramente ora bisogna vedere con l'ingresso di Swabi e col passare arrivata anche da poco tempo come si evolve la situazione. Però già la difesa del Milan già l'anno scorso ha fatto vedere delle crepe all'interno del reparto e ieri si sono viste tutte anche nella prima parte di campionato. Ora vedremo con il proseguo come andrà. Quindi prima partita 4-2 per la Roma, è arrivata la prima sconfitta quindi in campionato. Ora si pensa alla prossima dopo la sosta sul campo del Napoli.